Successo di pubblico lunedì 13 aprile a Cucina 33 a Pordenone per la conferenza intitolata Il cibo come cura di sé. All'incontro, moderato dalla giornalista Paola Dalle Molle, hanno partecipato tre relatori: il dottor Luca Cancian, specialista in oncologia medica e radiologia al CRO di Aviano, la dottoressa Fiammetta Genco, medico chirurgo specialista in reumatologia, e Claudio Petracco, chef specializzato in cucina naturale. Quanto influisce l'alimentazione nella salute di ciascuno di noi? Allora, l'alimentazione influisce in maniera importantissima nel prevenire e nel mantenere la salute. È il primo cardine e se guardiamo alla storia lo è sempre stato. È forse un qualcosa che abbiamo perso adesso, ma che va assolutamente recuperato. Ma non alimentazione in quanto dieta, e non dieta nell'ottica di perdere peso, ma alimentazione proprio come stile di vita, e quindi con la capacità di poter utilizzare il cibo con effetto terapeutico, assieme poi è combinato ovviamente insieme a un corretto utilizzo dell'attività sportiva, quindi del movimento, ma il cibo inteso proprio come terapia per la capacità che ha il cibo di avere azione alcalinizzante, quindi azione di apporto di antiossidanti, apporto di macro e micronutrienti, apporto quindi di salute. E questo proprio perché si deve mantenere una buona muscolatura, questo viene fatto sicuramente con l'attività sportiva, ma anche con le proteine e con tutto il cibo inteso proprio nella sua complessità. La cosa importante poi è da capire che il cibo va mangiato, alcuni cibi vanno mangiati in alcuni momenti della giornata e questo apporta salute. Lo stesso cibo mangiato in altri momenti della giornata non apporta più salute, ma apporta stress. Ma la cucina sana è anche saporita? Certo che sì, la cucina naturale, oltre che portare beneficio alla propria salute e anche alla salute dell'ambiente, se lo guardiamo in una maniera ancora più ampia, con l'aiuto delle spezie, con i cereali integrali e con dolcificanti alternativi si può preparare dei piatti saporiti, gustosi e al tempo stesso, come appena detto, anche sani per la propria salute, anzi addirittura si possono curare anche certi squilibri che abbiamo nel nostro organismo proprio attraverso l'alimentazione. Si dice di questi tempi spesso che il sale fa male, ma con che cosa possiamo sostituirlo? Certo, un'ottima domanda questa. Appunto, per limitare l'assunzione di sale noi possiamo utilizzare un ventaglio coloratissimo che la natura ci dà attraverso le spezie, appunto le spezie e le erbe aromatiche che abbiamo anche qui. E utilizzandole e conoscendole sempre di più, oltre che avere ogni spezia le sue proprietà specifiche, donano gusto ai nostri piatti, quindi limitando appunto l'aggiunta di sale, che è cloruro di sodio che porta delle disfunzioni al nostro organismo, se in eccesso, e utilizziamo le spezie appunto per insaporire, per dare gusto, senza utilizzare magari il dado, ricco di glutammato, che anche questa è una sostanza chimica, e con delle verdure e utilizzando appunto le spezie che danno colore e gusto ai nostri piatti. Ma l'alimentazione può anche rappresentare una forma di prevenzione in questi casi? Assolutamente sì. Le ultime ricerche, che risalgono da molti anni fa comunque, confermano il ruolo dell'alimentazione nella prevenzione oncologica. Si stima che circa il 40% di malattie tumorali possa essere prevenuto con una corretta alimentazione. L'alimentazione è una cosa che nasce con l'uomo e piano piano si sono selezionati degli alimenti che fanno bene, quindi possiamo anche parlare di alimentazione come farmaco di prevenzione. E ci sono delle linee guida recentissime dell'ottobre 2014, proprio della Fondazione contro il tumore europea, che sottolinea come un'alimentazione fatta a base di vegetali, specialmente di cereali integrali, di frutta e di verdure e legumi, sia vantaggiosa nella prevenzione oncologica. Ci sono alcune neoplasie che
vengono prevenute in maniera migliore dall'alimentazione, altre un po' meno. Però tendenzialmente una buona alimentazione che si unisca a uno stile di vita adeguato e a un mantenimento di un peso corretto riduce notevolmente il rischio oncologico.